Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 3 di questo undicesimo capitolo, che si intitola Dall'oscurità alla luce. E adesso andiamo a vedere cosa ci insegna oggi il corso. Cosa ci dice il corso oggi? Il corso ci dice che quando ti senti logorato, ricordati che ti sei fatto del male. Il tuo consolatore ti farà riposare, ma tu non puoi farlo. Perché se lo sapessi, non saresti arrivato a logorarti. Non avresti mai potuto soffrire in alcun modo, a meno che tu non ti fossi fatto del male, perché questa non è la volontà di Dio per suo figlio. Il dolore non viene da lui, perché egli non conosce attacco e la sua pace ti circonda silenziosamente. Dio è molto quieto, perché non c'è conflitto in lui. Il conflitto è la radice di ogni male perché essendo cieco non vede chi attacca. Tuttavia attacca sempre il figlio di Dio e il figlio di Dio sei tu. Il figlio di Dio ha davvero bisogno di conforto perché non sa quello che fa dal momento che crede che la sua volontà non sia la sua. Il regno è suo eppure egli vaga senza dimora. A casa in Dio si sente solo e in mezzo a tutti i suoi fratelli è senza amici. Dio può forse permettere a ciò di essere reale quando egli stesso non ha voluto essere solo? E se la tua volontà è la sua, non può essere vero neanche per te, perché non è vero per lui. E io mi fermerei 2 secondi qui per giustamente farvi notare questo bellissimo passaggio e anche il prossimo. Ma d'altronde non saprei nemmeno cosa dirvi e dove puntare di più l'attenzione o meno, perché tutto, come vi dicevo, assolutamente ogni riga di questo corso è carico di così tanta saggezza e di così tanti insegnamenti che dovremmo tenere sempre a mente. Sentite cosa dice. Bambino mio, se tu sapessi cosa vuol dire Dio per te, la tua gioia sarebbe completa. E ciò che Egli vuole è accaduto, perché è sempre stato vero. Quando la luce verrà e tu avrai detto la volontà di Dio è la mia, vedrai una tale bellezza e saprai non provenire da te. Grazie alla tua gioia creerai la bellezza nel suo nome perché la tua gioia non può essere più contenuta della sua. Il piccolo mondo desolato svanirà nel nulla e il tuo cuore sarà così colmo di gioia che balzerà nel cielo alla presenza di Dio. Non posso dirti come sarà tutto questo perché il tuo cuore non è pronto, ma posso dirti e ricordartene spesso che ciò che Dio vuole per se stesso lo vuole per te e ciò che Egli vuole per te è tuo. Il percorso non è difficile, ma è molto diverso. La tua è la via del dolore, della quale Dio non sa nulla. Quel percorso è davvero difficile e molto solitario. Paura e dolore sono i tuoi ospiti. Viaggiano con te e dimorano con te lungo il cammino, ma il viaggio nell'oscurità non è il percorso del figlio di Dio. Cammina nella luce e non vedere gli oscuri compagni, perché non sono i compagni adatti al figlio di Dio che è stato creato di luce e nella luce. La grande luce ti circonda sempre ed emana da te. Come puoi vedere oscuri compagni in una luce co come questa? Se li vedi è solo perché neghi la luce. Nega loro invece, perché la luce è qui e la via è libera. Dio non nasconde nulla a suo figlio, sebbene suo figlio si voglia nascondere. Ma il figlio di Dio non può nascondere la sua gloria perché Dio vuole che egli sia glorioso. Egli ha dato la luce che splende in lui. Non per
perderai mai la strada perché Dio ti guida. Quando ti smarrisci è solo perché intraprendi un viaggio che non è reale. I compagni oscuri, la via oscura, sono tutte illusioni. Volgiti verso la luce, perché la piccola scintilla in te è la tua parte di una luce così grande che può spazzar via per sempre da te tutta quanta l'oscurità, poiché tuo Padre è il tuo creatore e tu sei come lui. I bambini della luce non possono dimorare nell'oscurità, perché l'oscurità non è in loro. Non lasciarti ingannare da consolatori oscuri e non permettere mai che essi entrino nella mente del Figlio di Dio, perché essi non hanno posto nel suo tempio. Quando sei tentato di negarlo, ricorda che non ci sono altri dei da anteporre a lui ed accetta in pace la sua volontà per te, poiché non la puoi accettare in un altro modo. Solo il Consolatore di Dio può consolarti. Nella quiete del suo tempio, egli attende di donarti la pace che è tua. Dona la sua pace affinché tu possa entrare nel tempio e trovarla ad aspettarti. Ma sii santo alla presenza di Dio, o non saprai di essere lì, poiché ciò che non è come Dio non può entrare nella sua mente, perché non era un suo pensiero e quindi non gli appartiene. E la tua mente deve essere pura quanto la sua, se vuoi sapere cosa ti appartiene. Custodisci attentamente il suo tempio, perché egli stesso vi dimora e vive in pace. Non puoi accedere alla presenza di Dio con compagni oscuri al tuo fianco, ma non puoi neppure accedervi da solo. Tutti i tuoi fratelli devono accedervi con te, poiché fin tanto che non li avrai accettati, tu non potrai accedervi, perché non puoi comprendere l'interezza se non sei intero, e nessuna parte del Figlio può essere esclusa se egli vuole conoscere l'interezza del suo Padre. Nella tua mente puoi accettare l'intera figliolanza e benedirla come la luce che tuo Padre le ha dato. Allora sarai degno di dimorare nel tempio con lui, perché la tua volontà è di non essere solo. Dio ha benedetto suo Figlio per sempre. Se lo benedirai mentre sei nella dimensione del tempo, sarai nell'eternità. Il tempo non può separarti da Dio se lo usi in favore di ciò che è eterno. E con questo finisce questa lezione, che oggi, come sempre, ci vuole portare sulla via dell'interezza, per capire l'interezza, che cosa vuol dire l'uno, perché c'è solo una forza, c'è sempre e solo un Dio. E tu sei parte di quel Dio, come tutti noi. È quello che dovremmo vedere sempre quando vediamo un nostro fratello davanti a noi. Attraverso lui vediamo noi stessi. Un'altra parte di Dio è un riflesso di quello che noi siamo. Quindi quando aiuti, quando benedici, quando provi rispetto per quello che hai di fronte, lo fai a te come a Dio stesso, perché tu sei parte di Dio, come colui che è di fronte. Quindi è quello che il corso vuole dirci, vuole portarci su questo cammino, perché è quello che noi siamo veramente. E vedete che tutti i giorni ce lo sta dicendo in una maniera diversa, sempre. Le illusioni si possono, come dire, vivere, sperimentare, ma quando ti rendi conto che
ti ingannano, che sei ingannato dalle illusioni che non ti portano da nessuna parte e ti rendi conto che cosa è reale. E quando capisci, inizi a capire, inizi a percepire ed è molto interessante. Il corso non è solo, come dire, bello da sentire ciò che dice, ma è importante vivere questi insegnamenti. Importante metterli in pratica questi insegnamenti, perché vivere il corso, vivere ciò che il corso ci insegna, è ancora più soddisfacente di sentire quello che ci dice. Mettere in pratica ciò che ci insegna è molto molto utile, perché vedi sparire pian pianino, un giorno alla volta, un pochino alla volta, quella sofferenza psicologica. Riesci a, come dire, a non prendere tanto sul personale quasi niente, perché ancora siamo nelle manifestazioni alla grande, ma è quello il nostro cammino. Questo corso parla a una persona che è ancora intrappolata nel tempo e nella dualità. Ci vuole portare fuori a capire che l'interezza è quella che noi siamo, è quello che noi cerchiamo, il completamento stesso. Allora io mi fermerei qui, vi aspetto domani con la prossima lezione e vi auguro una bellissima giornata. Grazie a tutti e ogni bene.